Il 20 gennaio si celebra San Sebastiano, patrono del Corpo della Polizia Municipale. Come ogni anno, dopo la tradizionale messa in cattedrale alla presenza delle autorità, il comandante Nicoletta Caponi e il sindaco Andrea Romizzi hanno salutato e augurato al Corpo di Polizia Municipale un anno di attività e di impegni con la cittadinanza contraddistinto dalla coerenza e dal bene comune. Il sindaco, nel ribadire gli impegni dell'amministrazione nei confronti del personale con la stabilizzazione di 6 unità pervenute dalla provincia, 7 nuove assunzioni in questo nuovo anno, il rinnovo del parco auto e delle strumentazioni, ha annunciato anche una prima valutazione dell'ente sulla necessità di una nuova sede per il comando. Sia vero che c'è possibile porre rimedio a tutti i problemi e i tempi che viviamo, con la complessità straordinaria che li caratterizza, è pur vero che qualcosa di importante possiamo fare, semplicemente la nostra parte. E devo dire che vuole fare. Al di là di qualsiasi retorica e formalismo, con una genuina gratitudine, mi è doveroso testimoniarlo prendendone il merito. Gli uomini e le donne della Polizia Municipale delle città di Perugia con questo spirito operano. Ciò avviene nell'espletamento degli innumerevoli servizi, così come in occasione dei grandi eventi che la città ospita. Tra questi, per il 2016, ricorre l'obbligo di ricordare anche il grande concerto dei 40 anni di Radio Spazio. Allo stesso modo vi siete distinti per l'edizione e capacità in occasione dei falsi eventi atmosferici, anche alluvionali, oltre che in occasione dei nuovi eventi sismici. Avendo garantito l'espletamento dei servizi di viabilità e soccorso alla popolazione di Roccia, colpita dal terremoto. Con apprezzamento infinito per il lavoro che avete svolto, non solo da parte dell'amministrazione di Roccia, ma da parte di tutta quella popolazione. L'importante continua a essere anche l'attività con le scuole, di prevenzione, sull'educazione stradale, oltre che il servizio svolto dall'ufficio segnaletica. In particolare sul versante della tutela sulla strada delle persone diversamente abili, tema molto sentito anche tra i più piccoli, come si evince dai disegni elaborati dai bambini che hanno partecipato al concorso che è dedicato a Elisabetta e Vincenzo. In estrema sintesi. Tuttavia possiamo e dobbiamo fare ancora tanto. Tutto quello che nelle nostre possibilità, mi permetto di dire, anche qualcosa in più. La cerimonia si è poi spostata in sala dei notari con la premiazione del concorso riservata alle scuole primarie sul tema l'attività della Polizia Municipale. Al quarto posto la classe 4A della scuola Montebello, al terzo a pari merito la 4A di San Martino in Colli e la 4B della Ciabatti, al secondo posto la 4A della Pestalozzi e i vincitori la 4D e la 5E della Ciabatti Valentini Montessori con l'elaborato Super Urban, il Super Vigile. La cerimonia è proseguita poi con la consegna della somma raccolta dai vigili urbani per l'Istituto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia, la consegna delle targhe ai dipendenti a riposo nel 2016 e una pergamena a tutti gli agenti e funzionari recatisi a Norcia per il sostegno alle popolazioni terremotate.